Un fine settimana all'insegna del professionismo tra i campi della scuola calcio Elefantino di Sant'Agata di Battiati, il campo Gli Ulivi di Gravina e l'Atena Club di Paternò. Soccer Clinic è stato l'evento che ha caratterizzato il weekend appena trascorso, quello del 6 e 7 febbraio 2016. Tecnici e piccoli calciatori a confronto con Alessandro Birindelli, grande atleta dal glorioso passato in Serie A con le maglie di Empoli, Juventus e della Nazionale Italiana. L'evento, a cui hanno preso parte anche allenatori e dirigenti di Città di Belpasso e Città di Adrano, oltre che Elefantino e Atena, entrambe affiliate col Perugia, si è aperto con un dibattito squisitamente tecnico sabato mattina nella sala conferenze della scuola calcio diretta da Carmelo Pappalardo. Poi tutti in campo agli Ulivi nel pomeriggio e per l'intera domenica a Paternò nella struttura Atena Club di Franco Pannitteri. Un fine settimana di allenamenti e partitelle sotto lo sguardo di Birindelli, del preparatore atletico della Sampdoria Umberto Ruggero e del preparatore dei portieri dei Pulcini del Catania Vincenzo Di Muro. In visita, a testimonianza della rilevanza dell'evento, domenica mattina anche i vertici della FIGC regionale e locale. Il presidente LND Sicilia, Santino Lopresti, che ci ha concesso un intervento ai nostri microfoni, ed il delegato FIGC Catania Maria Teresa Chiara, col tecnico Orazio Prezzavento, hanno portato i saluti a Birindelli ed al manager che ha curato l'organizzazione del Soccer Clinic, Davide Santonocito. Attraverso le nostre esperienze, mie e del mio collaboratore Umberto Ruggero, abbiamo sviluppato una metodologia di lavoro che non farà altro che passare da un pensiero, che è quello che i bambini si devono divertire giocando e devono vivere le proprie esperienze, quindi attraverso il gioco, attraverso delle partite a tema, delle esercitazioni a tema, devono trovare la soluzione, sbagliando chiaramente e riprovando, però devono pensare. Quindi non vogliamo degli istruttori o degli allenamenti monotematici dove è tutto schematizzato, ma noi vogliamo che i ragazzi, i bambini, giochino pensando a quello che fanno, pensando alla soluzione per andare a fare gol, pensando alla soluzione per difendere, chiaramente attraverso delle esercitazioni che passeranno sempre attraverso il gioco e il divertimento. E giochi tecnici sotto l'aspetto di staffette o di gare con un tiro in porta, comunque ci deve essere sempre una finalità di divertimento, anche perché altrimenti questi bambini dopo tre o quattro volte inizieranno a annoiarsi e a venire meno volentieri al campo. E questo sempre nel rispetto delle regole, della disciplina e dei sani principi che lo sport e il calcio vuole trasmettere attraverso i loro istruttori, attraverso i dirigenti e attraverso quelle figure che vanno a insegnare e stanno quotidianamente con i ragazzi. Chiaramente le istituzioni competenti, la federazione, ma anche quegli organi che possono permettere di dare sviluppo alle nostre infrastrutture, quindi agevolare le società che comunque vogliono aprire nuove frontiere a livello calcistico con nuovi centri sportivi. Chiaramente tutto questo ci deve essere l'appoggio della federazione in primis, che appoggia queste società, perché gli investimenti sono sempre abbastanza importanti, e le istituzioni e tutti quegli organi competenti che accelerano tutti questi passaggi burocratici che chiaramente vanno a complicare, vanno a ritardare uno sviluppo che in altri paesi invece sta avvenendo, è già avvenuto e hanno già programmato, e quindi chiaramente questo facilita anche i risultati sportivi. Possiamo vedere tranquillamente le nazionali giovanili nostre che fanno fatica rispetto a paesi come il Belgio, come la Francia, come l'Inghilterra, come la Germania, che 10 anni fa hanno avuto la forza e la capacità di fermarsi, di programmare, di stabilire progetti a lunga e media durata che hanno permesso la ripartenza di un calcio che era in crisi. Dopo l'esperienza dello scorso anno come responsabile del settore giovanile a Trapani, sto percorrendo la mia strada, la mia nuova strada che mi porterà a fare l'allenatore di calcio, quindi sto seguendo il master che durerà fino a giugno, poi spero di trovare un progetto, una società che mi dia la possibilità di mettere poi in pratica quelle che sono le mie idee. Quanto è cambiato il calcio rispetto a 20 anni fa? È cambiato tantissimo, sono cambiati i valori e le persone che devono portare in campo questi valori, ecco.
c'è secondo me meno qualità nei dirigenti e negli allenatori, negli istruttori di settore giovanile, perché le società investono sempre meno soldi nel settore giovanile, pensando più alle prime squadre e a mantenere i conti in regola, ecco, o comunque a salvare quel poco di salvabile che ancora questo calcio c'è. Prima cosa che voglio sottolineare è la grande amicizia che ci lega, che mi lega a Carmelo, che ho conosciuto da poco, che è responsabile dell'Elefantina, una persona squisita oltre che preparatissimo, il che ce ne sono pochi in zona. La voglia di fare queste attività serve per i bambini, perché vivono un'esperienza diversa, ma soprattutto per i tecnici, perché manca molta formazione. Io ho sempre sostenuto, ormai da anni, che la formazione agli istruttori bisogna darla sempre e continuamente, dalle nostre parti manca, ci vorrebbero tanti Carmelo, e allora sì che le cose cambierebbero. E due giorni fatti bene, prima gli Olivi ieri, con l'attività di mattina solo gli allenatori, il confronto molto positivo con Alessandro Pinindelli, che oltre ad essere un campione è un amico e si è prestato con gioia a fare questo confronto, Umberto Ruggero, che è stata una piacevole sorpresa, io non conoscevo. E i tecnici che sono intervenuti, il confronto, il dibattito, che è stato sicuramente costruttivo. E poi ieri, attività agli Ulivi, e poi oggi chiaramente stamattina e poi il pomeriggio attività con i bambini. La cosa più bella è vederli contenti. Contenti di aver fatto la solita partita che si fa da tutte le parti, dove tutti siamo convinti che la partita risolve i problemi. No, i bambini hanno bisogno soprattutto di queste cose, poi la partita diventa un momento ludico, ma questo è importante. Ma con Alessandro si è partito con un progetto che porteremo anche a Malta e in altre scuole calcio della Sicilia, e sicuramente torneremo ancora a farlo a casa nostra. E si sta parlando, sì, magari coinvolgere qualche altro diciamo campione o giocatore professionista che di concerto con Alessandro, quindi continuare a fare questa attività. Ma la cosa importante, a prescindere dal nome, è l'attività in sé. Ecco, con Alessandro è nato un progetto che, ripeto, porteremo in giro anche all'estero. Qualche altro nome si è fatto, però a noi ci interessa lavorare, poi se si credono bene, se no va benissimo così. La risposta dei ragazzi com'è stata? La risposta dei ragazzi positiva, quello che ci è dispiaciuto è stata la risposta delle società. Come dicevo prima, siamo abituati a fare tornei, e il torneo che noi viviamo con le urla dei tecnici, gli insulti dei genitori, non è quello a cui noi vogliamo arrivare. L'evento parla da solo, senza avere una persona che ha masticato calcio, che magari ha fatto del professionismo e lavora adesso con i ragazzi, è qualcosa di fantastico, sia per noi istruttori confrontarci, vedere dei nuovi metodi di allenamento, delle nuove idee. È una cosa veramente che dà molta molta soddisfazione a livello di conoscenza, perché penso che la formazione sia alla base, il confronto tra i tecnici sia alla base per una crescita sia personale che anche delle scuole calcio e che dei ragazzi. Oggi abbiamo poca roba in Italia, proprio perché penso che i tecnici non sono molto formati. Questi sono i clinic che servono magari a crescere e a dare qualcosa in più in campo. E sono dei clinic importanti perché si lavora sull'attività di base, si lavora sulle categorie pulcini, esordienti, anche piccoli amici, e poi si lavora con uno staff completo, perché non è solo tecnico, ma si parla anche di preparatore atletico, e poi ovviamente si parla anche di tutte le sfumature che sono i preparatori dei portieri, eccetera. Abbiamo avuto sì la fortuna di avere con noi anche Umberto Ruggero, che preparatore che davvero ha aperto gli occhi, ha aperto un altro mondo, un altro modo di vedere il movimento, mettiamola così. Abbiamo avuto la collaborazione di Vincenzo Di Muro, un altro grandissimo professionista, un preparatore dei portieri. La risposta, come dicevo poco fa, è stata positiva dai genitori, da parte dei bambini, sono tutti soddisfatti. Penso che saranno queste le cose da proporre e che noi riproporremo. Io intanto devo ringraziare coloro che hanno organizzato questo momento, devo ringraziare Birindelli è stato anche un esempio di giocatore nel nostro ambiente sportivo, perché spesso i giocatori di Serie A non sempre sono esempio per le giovani generazioni. Birindelli è uno di questi, e poi tanto lo è che ancora continua non solo a lavorare, diciamo, penso probabilmente anche dove vive lui avrà delle strutture, diciamo, ma poi ecco, si presta a queste occasioni, viene qui, vuole parlare
parlare con la gente, vuole parlare con gli altri cosiddetti allenatori o preparatori di base, vuole parlare con la gente. Questo a noi ci fa piacere ed è un po' la nostra politica, la nostra scelta, quella di parlare con tutti gli attori. Noi non intendiamo parlare solo con i presidenti, con i calciatori, con gli altri, vogliamo parlare anche con le famiglie. Nel settore giovanile diventa importante parlare con le famiglie, perché le famiglie, sono fondamentali nella crescita, perché se io educo un ragazzo a delle regole, seppur calcistiche in campo, ma vi sono anche delle regole di vita, e poi queste regole però non vengono, quando poi tu ritorni nella famiglia queste regole si perdono, bene, non abbiamo fatto nessun lavoro. In più, quello che vedo, c'è questo forte lavoro di socializzazione che non è dipendente, ecco, vedere giocare questi bambini e non c'è il portiere, cosa vuol dire? C'è, quindi non c'è il risultato, il problema è come li facciamo socializzare, come li mettiamo assieme, come li formiamo, perché se un bambino viene seguito sin da adesso, ecco, non quando è grande, perché non è che posso sperare che si diventa campione a 16-18 anni, ma non è questo, voglio dire, è lo spirito. Però se lo seguiamo sin da piccolo, questo bambino si educa al mondo dello sport, si educa al mondo del gioco, perché non dobbiamo dimenticare che questo è il calcio, che è lo sport più praticato e più seguito al mondo, non solo in Italia, però questo è un gioco. Allora questi bambini devono avere questa idea. Allora, quando si organizzano queste cose, noi siamo estremamente contenti, perché è lo stesso obiettivo che abbiamo noi e il lavoro per cui stiamo facendo qui a Catania con la nostra delegata, con Teresa Chiara, con il Centro Sportivo Federale, con tutto questo. Ecco, questo è uno degli obiettivi che noi abbiamo, fondamentale se volete per queste ragazze, e però vediamo che alcune società ci seguono, e aver organizzato questa cosa io sono estremamente contento, gli do merito, e oggi mi sono voluto sono stato presente proprio per questo motivo, per dare senso a questo lavoro che è stato fatto, riconoscimento a questo lavoro, quindi ho voluto riconoscere questo lavoro, e quindi mi sono fatto, seppur tanti chilometri venendo da Agrigento, però lo faccio con piacere. I genitori devono capire che questo è un gioco e che il loro bambino sta qui perché deve crescere in un ambiente sano, perché socializza, perché impara anche le fatiche, impara le regole, non è qui perché deve diventare Del Piero, può anche diventarlo, ma questa è una cosa secondaria. Quindi se in campo l'arbitro sbaglia, se il risultato non è quello che ci aspettavamo noi, bene, questo non vuol dire niente. L'importante è che i loro figli, ecco, sono in questo ambiente, un ambiente sano, che i loro figli stanno qui, che stanno assieme ad altri bambini, socializzano, fanno la doccia assieme, mangiano insieme se è il caso, si preparano insieme, ecco, vivono le tensioni ma non le ansie, ecco, non le dobbiamo caricare di aspettative, non le dobbiamo caricare di ansie, devono vivere le tensioni di uno sport bellissimo, come dicevo, ma che è un gioco. Quindi sappino che questo è un gioco, non è la struttura per diventare tutti campioni. Poi ci può anche essere, ma il campione non dipende solo dal fatto di avere un buon istruttore, dipende anche da un talento, dipende da come si è portato, dipende da come la vita poi si evolverà. Però ecco, stare già qui, anziché stare, seduti davanti a un televisore a vedere cartoni animati o davanti ad una PlayStation o giocare continuamente col telefonino, stare qui, ecco, io penso invece che ci sia una crescita, ma non solo una crescita fisica, ma vi sia anche una crescita mentale. E questo è estremamente importante, perché se noi mettiamo assieme il corpo e mettiamo anche poi la testa, cioè il cervello, noi abbiamo messo assieme l'uomo, quello che si dice la persona umana, e questo è quello l'obiettivo che abbiamo noi, ma penso sia l'obiettivo che vogliono i genitori. Allora, se tutti e due abbiamo lo stesso obiettivo, dobbiamo collaborare, perché il percorso educativo è così, dal campo si è portato dalla famiglia e dalla famiglia si è portato in campo. E a proposito di calcio giovanile, un suo breve pensiero sulla nuova regola degli under, per la quale comunque la Sicilia fa eccezione, perché saranno, ricordiamo, sempre tre, però a livello nazionale dall'anno prossimo saranno sempre due. Si potrebbe sminuire il lavoro di tutte le scuole calcio, perché poi a catena si potrebbe riflettere su tutti i settori giovanili? Ma su questo stiamo ripensando, noi stiamo confrontandoci con le società, perché alcune società hanno difficoltà a trovare questi ragazzi, perché anche lì c'è il meccanismo, ma come li troviamo i bravi, non bravi? Ecco, io troveremo una mediazione. E quindi io in linea generale, in linea di massima, sarei per continuare a mantenere, oltre che i due, vedere di andare al terzo, non dico il quarto, di mantenerlo. Questo per dare continuità, come dice lei, anche a questo lavoro, perché altrimenti sarebbe un lavoro che si interrompe, tutto questo lavoro che viene fatto di base e poi si interrompe. C'è una sorta di diga. Allora io penso che i tre non sono, oltretutto noi li abbiamo scaglionati negli anni, quindi non sono, quindi voglio dire, si può attingere, ecco, c'è un vivaio da cui attingere, ci sono le risorse umane da cui attingere, speriamo
che le società questo lo accolgono. E comunque un confronto con le società sarà importante per capire quali sono i problemi, perché io penso che quando ci si confronta la soluzione ai problemi diventa più facile, quando invece si cerca di imporre le soluzioni non sono quelle forse più adatte. Ecco, noi dialogheremo e probabilmente riconfermeremo quello che sono state le attese. Touch you, but mama told me that Italians are macho. He says come love me, don't listen to your mama, and I just hope that he's not gonna end in drama. He follows everywhere I go and calls me baby. This little gigolo has got me going crazy. I just can't get him off my mind.
gonna find me chasing ladies. Some might like me and some might hate me. This one's